la cultura ha fatto percorsi carsici e forse apparteniamo a quei tempi di una cultura carsica, nascosta ma non per questo timorosa. Come sempre un vescovo è nel mondo della comunicazione, mi pongo due obiettivi, un obiettivo di minima, non annoiarvi, e un obiettivo di massima, offrirvi qualche spunto che ovviamente ha bisogno di essere rielaborato, anche perché ho allargato un tantino l'alveo del tema che mi era stato affidato. Mi sono permesso di correggere, ma non è una correzione, è una correzione di tiro, cattolici e politica, allargando l'orizzonte. Quindi vorrei insieme con voi fare in tre quarti d'ora una galoppata per renderci conto di quanto questo binomio, quanto questo rapporto sia risultato problematico e che quindi le difficoltà che oggi viviamo hanno radici molto lontane. Ecco, questo un po' è il mio intento, riservando a linee, linfa dell'impegno, la spiritualità, l'ultimo punto. Se seguite sul foglietto avete possibilità ulteriore di non perdere il filo e di non distrarvi. Innanzitutto un rapporto sempre problematico, quindi quando si parla di fede e vita politica, di cristiani che vivono, come oggi si ama dire, una doppia appartenenza, si avverte un certo stridore. Vi consoli il sapere che questo era presente anche ai tempi di Gesù. È lecito pagare il tributo a Cesare, gli chiedono, cercando di mettere in difficoltà il maestro, e Gesù sgaiattola da questa strettoia attraverso un'uscita di sicurezza, enunciando un principio che poi è entrato nella cultura al di là delle sue radici: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi per dire che questa contrapposizione, questo amore difficile, questo matrimonio che sa da fare e non sa da fare, matrimonio contrastato, viene da lontano. A volte, e questo è accaduto a più tappe, a più riprese nella storia del cristianesimo, si è ritenuto l'impegno politico troppo prosaico, troppo dentro la realtà, mentre si era chiamati a cose più sublimi. In altre, come andrò a dire, ci sono state frammistioni, momenti dove non si è compreso bene questo equilibrio a favore dell'uno o dell'altro combattente, perché si è realizzata sempre una sorta di partita, di campionato tra quelli che detenevano il potere politico e i rappresentanti ufficiali della Chiesa. Un equique sum è la risposta di Gesù, non è proprio questa, questo è anche il motto dell'Osservatore Romano, casomai l'abbiate avuto tra le mani qualche volta, è sulla testata del giornale: a ognuno il suo. In qualche maniera c'è in questa risposta una traccia di percorso, di riflessione. A ognuno il suo, cioè date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, significa che ci sono competenze e ambiti di competenze diverse che vanno rispettate,
c'è un impegno politico che potrebbe perdere, rischia di perdere, e oggi ne abbiamo un esempio patente, la propria idealità e dunque ha bisogno di una linfa, e d'altra parte, la Chiesa, che indegnamente qui rappresento, come vescovo, ma voi dimenticate in questo momento, che a parlarvi è un vescovo. A volte, se non ha presente il particolare, direbbe il Guicciardini, e cioè il luogo dove si situa la sua vita, le difficoltà dei suoi, permettetemi questa espressione, utenti, rischia di parlare in Excelsis Deo, ma di non parlare agli uomini. Trono e altare in competizione, e qui facciamo, come dire, una galoppata nella storia, dove l'un potere ha cercato di avere una corona in più. Ecco, se ci pensate, il triregno, nella sua espressione plastica di un oggetto che faceva parte fino a Paolo VI dell'armamentario del Papa, esprime visivamente, plasticamente, questa voglia di avere più corone di quante non ne indossi colui che invece deve governare la polis. Ci sono stati momenti in cui, come dire, lo Stato, il potere politico ha influenzato la Chiesa volendo dire la sua. Pensate, non dobbiamo andare tanto lontano, ai veti che le nazioni, i sovrani mettevano sull'elezione di questo o quel candidato al soglio pontificio, e dall'altra abbiamo ovviamente tante ingerenze nel mondo del potere, dell'amministrazione, del potere politico da parte della Chiesa, l'incoronazione di Carlo Magno e quant'altro, a dire i più forti siamo noi. Dall'editto di Milano alla breccia di Porta Pia vuole essere un altro, vedete, ognuno di questi punti potrebbe essere oggetto di una riflessione. Forse facendo questa scelta potrò risultare un tantino, dire, fare un intervento un po' a puzzle, ma d'altra parte ciascuno di voi può, a partire da uno di questi spunti, percorrere un suo approfondimento. Perché ho messo dall'editto di Milano, che non sappiamo neanche se sia poi storicamente vero, fondato, se sia un falso, 313 alla breccia di Porta Pia, che è un fatto che riguarda la nostra storia nazionale, tra l'altro in questi giorni, come dire, riletta e riassunta. Perché l'editto di Milano, ad opera di Costantino, vero o falso che sia, costituì nel 313 o giù di lì una sorta di pace fatta tra l'impero e la Chiesa. In precedenza, siamo ai primordi della cristianità, l'impero ha guardato, come dire, non favorevolmente la giovane Chiesa nascente, l'ha perseguitata. E dunque l'editto di Milano viene a, per dirla con un termine moderno, ad essere una sorta di primo concordato. Utilizzo questa parola che è molto scottante, ci fa male, soprattutto fa male a quell'anima laica che ognuno di noi si porta dentro, anche il sottoscritto. Il primo concordato della storia, in qualche maniera, se così possiamo dire, fu quello. A partire da quella pace sono nate tante guerre, perché paradossalmente, all'atto in cui la Chiesa ha cercato la pace in un senso deteriore, attenti, con l'avversario, l'antagonista o colui dinanzi al quale doveva porsi in una maniera dialettica, sono nate tante guerre.
L'ultima, sia pure pacifica, come sapete, ma è un simbolo nella nostra storia nazionale, è la Breccia di Porta Pia e la, come dire, restituzione, se così si può dire, anche se alcuni storici non sono d'accordo, di Roma capitale al giovane Stato, alla giovane nazione italiana. Questo che ho detto avrebbe potuto dirlo anche un laico, forse anche un laicista. E allora a chiudere questo primo momento, le finestre aperte del Vaticano II, cioè su questo discorso, ammettiamolo, anche un po' ambiguo. Penso per esempio, per quanto riguarda la nostra storia nazionale, al non expedit, che è pesato sulla coscienza dei cattolici per molto tempo, vale a dire, una volta che lo Stato si è impadronito di Roma, la città eterna, allora il divin prigioniero indica ai credenti cattolici italiani di non implicarsi nella vita pubblica. Ecco, queste cose, lo ripeto, sono appena ieri. Il Novecento è stato il secolo breve. A noi sembrano lontanissime, ai giovani presenti sembreranno cose avvenute, ere, geologiche fa, ma sono cose appena di ieri e ancora hanno il loro influsso, sulla nostra vita. C'è stato un esame di coscienza della Chiesa universale su questi temi, che è il Concilio Vaticano II, diciamo in particolare nella Costituzione Gaudium et Spes, dove questo mondo, visto sempre un po' con occhio da Savonarola, viene invece riconosciuto come luogo della grazia, come luogo teologico. Utilizzo termini pesanti nel nostro vocabolario, diciamo teologico, viene visto come il luogo dell'incarnazione, come dirò in seguito. Ecco, questo è un primo percorso, quindi dall'interrogativo che si pone a Gesù, ma è lecito pagare le tasse o dobbiamo sottrarci a questo onere rispetto all'impegno per l'Eterno? Alle finestre aperte del Vaticano II, che sono le finestre sul mondo, che è questa rifatta pace col mondo, ci sono 2000 anni di storia, che adesso vado a ripercorrere da un altro versante. Io dirò le stesse cose da, diciamo, tre versanti diversi. Quindi questo è un primo tracciato. Noi siamo qui stasera e voi concludete un itinerario di riappropriazione della coscienza politica, perché l'obiettivo è questo, cercando di diradare le ombre, come si diceva su un vostro comunicato all'inizio del corso, di diradare le ombre che gravano, e sono tante, che gravano sull'orizzonte politico e ricevete in qualche maniera umilmente questo tracciato di 2000 anni di sofferenza, ecco, dell'uno, dell'una e dell'altra struttura, diciamo così, ecco, se mi si passi per struttura, un termine che può essere applicato anche alla Chiesa. Invece, più breve, ma ugualmente, interessante, è il percorso di 100 anni, però stavolta di documenti. Le cose che ho detto invece sono eventi storici, sono contrapposizioni, sono come dire, tentativi di mettere l'uomo e la donna l'uno contro l'altro, per utilizzare un termine coniugale. Invece abbiamo solo 100 anni di cose scritte e questi 100 anni vanno dal 1891
al 1991. E poi sono scanditi da documenti per il 40esimo, per l'80esimo, fino al centesimus annus. Cioè, a un certo punto la Chiesa, e qui siamo nel 1891, ha sentito il bisogno di dire una parola sugli eventi che riguardavano la società intanto in corsa di progresso, sulla questione sociale, sul lavoro, sui problemi inerenti al lavoro, che avevano connotazione morale. Ovviamente le encicliche, per quanto date a tutti gli uomini di buona volontà, sono rivolte ai cattolici. Quindi noi abbiamo solo 100 anni di riflessione. Attenti che 100 anni sono pochi rispetto a 2000 anni. Quindi per chi fra voi voglia approfondire, dalla Rerum Novarum, che è il primo, diciamo, documento ufficiale che affronta la questione operaia, la questione del lavoro dal punto di vista della fede, arriviamo alla centesimus annus di Giovanni Paolo II, ma poi dovete passare attraverso la Laborem Exercens e altri documenti che costellano questi 100 anni. Ma attenti, che questi sono i documenti, ma la vita è stata più interessante. E anche questo è bene che ce lo diciamo tra noi o in questo salotto, diciamo, non conosco, come dire, quelli che sono i vostri vissuti adesione alla fede cristiana e sia di impegno sociale. I principi sono venuti dopo secoli di impegno sociale. E questo è bene che ce lo diciamo, altrimenti ci sembra effettivamente un angolo riduttivo, 100 anni rispetto a 2000 anni. Siamo arrivati in un ritardo da bocciatura. Ma nella vita della Chiesa, come sapete, il magistero ha il suo ruolo, ma non è tutta la Chiesa. Cioè, la Chiesa, come ci ha insegnato la Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, è il popolo di Dio all'interno del quale c'è una piccola parte, una piccola fascia che è la gerarchia, si cammina insieme e quello che, questo è importante che vi sia chiaro, quello che a un certo punto diventa un discorso valido per tutti non è il pensiero del Papa X o della congregazione XY, ma è la riflessione sul vissuto della Chiesa. Adesso questo ci porterebbe fuori tema, ma è importante che dei credenti sentano la responsabilità della fede. Cioè, si dice che il sensus fidei appartiene al popolo di Dio. Adesso, in merito al nostro discorso, i principi dopo secoli di impegno sociale significa proprio questo, e cioè che questi documenti sono venuti ad attestare quello che i credenti singolarmente, a gruppi, ad associazioni, con iniziative caritative di vario tipo, come vado a dire subito, avevano già messo in atto. Quindi la parola viene a definire ciò che si è già vissuto. Questo è interessante, ma ripeto, andrebbe applicato anche ad altre cose, ad altri aspetti della vita cristiana, della vita umana, riferita ai termini e ai temi della fede. Quindi non c'è, o almeno così è nella realtà, poi la percezione è diversa, non c'è una gerarchia che impone delle cose, ma c'è un popolo che vive e poi c'è un'assunzione della fede del popolo di Dio. Pensate anche a esperienze nell'est europeo, dove la fede è andata avanti per tanti anni grazie al racconto delle nonne, dei nonni, dei genitori,
senza che ci fosse un minimo di magistero ufficiale. Ecco, quello è un esempio che dice che la fede, anche quando è perseguitata, ha una sua vita e una sua vitalità nella gente. Questo si chiama sensus fidei. Per cui in questo cammino bisogna mettere, per quanto concerne il rapporto fede e vita politica, l'esempio di tanti santi in questi 2000 anni che sono stati gli antesignani delle strutture pubbliche che ogni Stato, ogni nazione moderna ha cercato di mettere in atto. Per esempio l'assistenza agli ammalati. Come è nata? Come sono nati gli ospedali? O comunque a qualsiasi altra emergenza caritativa, gli orfani, le scuole, ecco, le scuole, l'istituto scolastico, dove ha la sua paternità? Questo non per, come dire, vantare nessun primato o nessun premio da primo della classe, perché questo riguarda voi, cioè riguarda il popolo di Dio. Questi 2000 anni sono anche fatti di tanti santi che hanno portato avanti delle opere sociali, a partire, non so, dall'assistenza ai poveri per finire alle università, all'educazione dei piccoli, all'assistenza ai lebbrosi, per dire. Oggi potrebbe essere l'assistenza a nuove emergenti povertà. Qui faccio un terzo, diciamo, tento un terzo itinerario un po' più laico, dove questo rapporto nasce dalla riflessione sul dato sociale. Qui un po', se volete, un approccio di dottrina sociale o di morale sociale, sono branche della teologia o del percorso persone che si interrogano sui dati della fede. Principio di reciprocità tra singolo e struttura. Magari qualcuno da altri versanti avrà già messo in evidenza questo aspetto, che è un dato chiarissimo ma anche disatteso, oggi come ieri. Cosa significa principio di reciprocità tra singolo e struttura? Significa che ognuno di noi vive in una struttura. Per esempio, voi vivete nelle vostre famiglie, fate parte di questo, non so, centro culturale San Rocco, del comune di Fermo, della diocesi di, eccetera. Tutte queste appartenenze, oppure appartengo a questa scuola o a questo cognome, a questo casato, pone un rapporto di reciprocità tra singolo e struttura, nel senso che la struttura ha influenza sul singolo, cioè se tu hai un cognome, e questo cognome riguarda la tua famiglia, questo cognome ti segna. I tuoi genitori, la tua famiglia, la scuola che hai frequentato, eccetera, cioè tutto quello che è strutturale in qualche maniera ha influenza sull'uomo. Ma è vero anche il contrario, e cioè che io posso cambiare la mia famiglia in qualche maniera, con il mio apporto, con un atteggiamento, portando i fiori a mia moglie, per utilizzare un termine, un'immagine romantica, facendo un dono, aprendo un discorso. Ecco, questa possibilità di doppia modificazione non è molto chiara, e tra l'altro, come vi avranno detto gli esperti, diciamo, dal loro punto di vista, noi in questo momento, e non da un anno, viviamo una sorta di ritiro dall'agone politico, perché riteniamo questo aspetto sporco, con mille implicazioni di male, o semplicemente non ci interessa. Adesso parto dall'ultima espressione: non mi interessa. Non mi interessa quello che succede in Parlamento, quello che succede nella sala consiliare del mio comune.
ma quello che lì si sta decidendo ha un'influenza anche su di te, non solo, ma anche sui tuoi figli. Il passaggio, se volete, dall'aspetto monarchico a quello repubblicano, in qualche maniera, si delinea così, che inizialmente c'era la struttura che influenzava il singolo. Il singolo non aveva alcun potere di cambiare la struttura, ma poi l'evento democratico ha reso questi due mondi, come dire, in piena comunicazione. Questo significa che io ho possibilità di una doppia modificazione, e cioè la struttura che cambia il singolo e il singolo che influisce sulla struttura. Credo che questo corso sia nato con questo intento. Allora, sul piano morale, cioè adesso parlo sul piano etico, non sul piano cristiano, sul piano etico nasce una responsabilità di tutti nei confronti di tutti. Già Don Lorenzo Milani, un prete scomodissimo, irto di ma di grande fascino, nella sua scuola di Barbiana insegnava che tutti siamo responsabili di tutto. Cosa voleva dire Don Milani? Voleva dire che se è vero questa doppia modificazione, allora quello che accade lontano da me in qualche maniera mi cambia, ed io ho una responsabilità nei confronti di questa guerra che si sta combattendo, per esempio, per indicare un fatto di questi giorni. L'impegno politico nasce qui, cioè l'esigenza di un impegno politico, perché se è possibile modificare le strutture, allora io posso operare il bene in due modi. Uno, facendo del bene spicciolo, ed è quello che immagino ciascuno di voi fa, più o meno con motivazioni cristiane, ma anche semplicemente umanitarie. Questo bene spicciolo ha il suo valore, ma influire su una struttura è un grande bene. Sto dicendo delle cose elementari, ma anche un po' lontane dalla nostra sensibilità e da quello che respiriamo. Cioè, l'impegno politico è importante perché io non cambio solo la vita di questa persona che beneficio in questo momento, ma è importante perché io influenzo una struttura che influenza me, i miei figli, i miei nipoti o anche persone lontanissime. Tra l'altro, il cambiamento, o se volete, l'eclissi nella nostra cultura della idea nazionale, adesso vado un po' controcorrente, io vengo da Teano, luogo del misfatto, dunque parlare della nazione ovviamente c'è una ragione, c'è un motivo, ma capiamo bene che molte cose non si decidono più all'interno di una nazione, che ieri era effettivamente il perimetro all'interno del quale, per il diritto, per le leggi, per l'aspetto legislativo, esecutivo, giudiziario, si svolgevano delle cose. Ma adesso l'ambito è ampio, riguarda il mondo intero. Per cui il cambio di una struttura genererà un cambiamento in tutte le strutture, non mi sembra esagerato, in tutte le strutture del mondo. Quello che sta accadendo in Nord Africa, per esempio, ne è un esempio lampante, e cioè c'è un potere che viene abbattuto, immediatamente si hanno delle ripercussioni e, come hanno scritto tanti, effetto domino, cioè cadono tutte le carte. Questo per indicare quanto l'impegno politico divenga una esigenza etica,
per ogni credente, scusate, per ogni cittadino anche non credente. Ma perché questo potere possa essere esercitato, cioè l'impegno politico che influisce sulle strutture, c'è bisogno di un minimo di idee. Per cui ho scritto qui, echeggiando uno studioso in materia, esigenza e rischio dell'ideologia. Perché come faccio a dire che questo bicchiere d'acqua di qui deve essere posto qui, fare una legge e vedere se il mio vicino accetta che il bicchiere sia nel suo ambito di vita? C'è bisogno, qui si invoca una impalcatura che sono le idee, l'idea del bene comune e anche una elaborazione di queste idee che non siano solo le mie ma siano condivise da un gruppo, e questa è l'ideologia. Noi dell'ideologia, qualunque essa sia, abbiamo bisogno, perché senza ideologia non si muove nulla, cioè questa macchina del trasporto del bicchiere non si muoverà, ma dobbiamo anche capire che l'ideologia richiesta, necessaria e rischiosa. È un paradosso quello che sto dicendo, ma credo che esprima in qualche maniera la realtà. È esigita? Sì, è esigita. Abbiamo bisogno di ideologie, tanto più ora che sono tramontate, no? Noi, quelli vedo diversi con i capelli bianchi come il sottoscritto, veniamo dai tempi in cui ci si combatteva, eccetera. Erano tempi epici. Erano, oggi diciamo, tempi di cui avere nostalgia rispetto ad una piattezza. La piattezza deriva dal fatto che questi universi di pensiero, questi universi di organizzazione di valori, di bene comune, non ci sono più. E invece ne abbiamo bisogno. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, faccio l'obiezione a me stesso, ma non è meglio che non ci sia alcuna ideologia e che quindi il trasporto di questo bicchiere dall'un conferenziere all'altro avvenga per un fatto di prassi? È quello che è invocato più volte come un problema meramente tecnico. Non esiste. Non esiste un governo di tecnici, perché anche quando anche dovessimo ipotizzarne uno, viene mosso da un'idea, viene mosso da un interesse, viene mosso, quindi Dio ci liberi dai tecnici. È preferibile, dico un po' bestemmiando, un'ideologia malsana al tecnicismo nella vita politica. Perché quando si voglia far apparire come tecnico, non lo può essere. Ecco perché c'è un'esigenza dell'ideologia e c'è un rischio. Il rischio qual è? È che l'ideologia ci prenda talmente da farci perdere il senso della realtà, da non farci più leggere l'oggettività. Parlo di tutte le ideologie, anche di una. Attenti, ideologia cristiana applicata alla prassi politica. Ho detto una parola che avrebbe in altri tempi fatto saltare tutti gli uditori sulla sedia in un atto di ribellione. E perché è un rischio? Perché dobbiamo aver chiaro che l'ideologia da sola rischia di monopolizzare le coscienze. Invece c'è bisogno di una sana dialettica, ho scritto nel paragrafetto successivo. E tra l'altro va detto qui, ma credo che di sfondare una porta aperta, che non può essere, non può esistere un sistema ideologico sul piano politico che arroghi la fede cristiana come propria. Perché non può esistere? Non può esistere perché la fede cristiana è sovversiva di ogni ideologia. Questo, quando eravamo un po' più giovani, non era molto chiaro, vero? Ma adesso c'è chiaro che
la fede cristiana chiusa in una gabbia, in una camicia di forza, che sia un partito, che sia un'ideologia, finisce col far esplodere questo corpo perché ha una vitalità, ha un dinamismo che non sta in nessuna ideologia. E quindi, e concludo, vado verso la conclusione, obbligo del dialogo tra le parti. Cioè, l'arte politica è questa, intessere un dialogo tra parti che pensano diversamente. Capite che questo, a dirlo, è facile. Provate in casa vostra con i figli adolescenti, con i figli giovani, come diventa complicato dialogare ascoltando delle domande, cercando di dare delle risposte sensate, cercando di dare ragione della speranza che in noi, direbbe l'Apostolo Pietro in una sua lettera. Ecco. Questi sono tre approcci diversi, quindi questo ultimo molto laico, ma condivisibile al massimo anche da un credente. Rapporto singolo-struttura. E vado verso la conclusione. La spiritualità, linfa dell'impegno. Che era quello che poi mi era stato chiesto, ma ho voluto far precedere, un po' strattonandovi, questa serie di riflessioni per situare meglio questi principi. Ma attenti, non vi lasciate abbattere dal termine principio. Si tratta di punti da tener presente in un impegno di modifica della struttura, fosse anche la più semplice, quella familiare. Allora, il primo principio per una spiritualità è il principio dell'incarnazione. Spero che sappiate che oggi ne abbiamo 25 di marzo e che questo corrisponda anche nel calendario della Chiesa, ad una solennità che si chiama Annunciazione dell'Angelo a Maria, Annuncio dell'Angelo a Maria. Che è avvenuto in quell'evento? È avvenuto che Dio si è interessato dell'umano al punto da catapultarsi nella storia. Questo principio, che è esplosivo, che ci fa saltare le nostre brave poltrone comode di credenti, pone il cristiano seguace di questo Cristo che si è lanciato a corpo morto nella storia, l'obbligo d'esserci nella storia e di appassionarsi alla storia. Noi siamo appassionati delle cose umane. Terenzio, un autore latino che qualcuno di voi avrà incontrato sui banchi di scuola, che non era un credente, ha coniato un termine, una frase, che può stare anche sul motto di un vescovo. Homo sum, nil humani alienum a me puto. Sono un uomo e ritengo interessante, Aichear direbbe Don Milani, ritengo interessante tutto quello che è umano. Anche la perversione? Certo. Anche, sì, è umano? Non sto dicendo che devo fare, sto dicendo che mi interessa. Mi interessa significa che non chiudo gli occhi. Mi interessa significa che l'evento umano è luogo di grazia. Anche questa dicitura avrebbe bisogno di un'ora minimo per essere approfondita. Quindi principio dell'incarnazione. Debbo avere passione per l'uomo. Non può esistere nessun impegno politico e nessuna azione politica, di micropolitica o di macropolitica, di politica in senso ampio o di politica in senso stretto, senza far riferimento al Dio incarnato. Perché paradossalmente i seguaci del Dio incarnato rischiano d'essere disincarnati. Ecco, se io questa sera avessi fatto una lezione così,
cari fratelli qui riuniti per il corso di formazione politica organizzato dall'Associazione Culturale San Rocco. Voi dopo 2 secondi sareste già andati via, no? Anche se, cosa voglio dire? Voglio dire che l'aspetto umano è importante, quindi riguarda, nell'esempio che ho fatto, la comunicazione, il modo di comunicare, il modo di porgere le cose. Ecco, questa dimensione è l'elemento essenziale di una spiritualità tutta da scrivere dell'impegno politico. Secondo, principio della corresponsabilità. Dov'è Abele tuo fratello? Mi sarà chiesto domani. E non posso dire, come si dice da noi, non so se anche da voi, boh, per dire non lo so. Dov'è Abele? Che ne è di quella persona? Che ne è di quei popoli che stanno scomparendo, che mi dici di? Ci sarà chiesto conto di un altro, di altri, delle strutture che altri hanno messo su e rispetto alle quali tu non ti sei posto in nessun modo. Questo è il principio della corresponsabilità, tutti responsabili di tutto. Principio della gradualità. Mettiamo il caso che tra voi ci sia un giovane invasato della fede che voglia, non so, mettere su un partito a ispirazione cattolica. Lo scoraggerei subito, ma è una battuta. Ma quando questo giovane siederà in Parlamento, attenti che l'esempio è importantissimo per il nostro discorso. Cosa dovrà fare? Dovrà entrarci con la croce e 2 candelieri e un canto che si fa nelle parrocchie? No, dovrà avere il suo abito da deputato, da senatore. E se si voterà una legge che non è, attenti che l'esempio è molto delicato, che è in aperta dissonanza con il suo background di fede, cosa dovrà fare? Datevi una risposta, ognuno dentro di sé. Cosa dovrà fare? Dovrà uscire dalla sala, dovrà dimettersi come il re, non ricordo quale, per non firmare la legge sull'aborto, per un giorno si tolse la corona, è dei tempi nostri, insomma. Cosa dovrà fare? Dovrà votare contro? Dovrà fare un sit-in in Parlamento impedendo il prosieguo delle votazioni? Ecco, il problema, miei cari, è che c'è un bene sommo, questo lo insegna già San Tommaso, e l'espressione è sua, il bonum hic et nunc, cioè qui e adesso. Faccio un esempio. Io potrei portare i miei seminaristi che mi hanno gentilmente accompagnato qui a fare una scalata, sono un appassionato di montagna, non so, al Quinto Alpini che si trova in Valtellina, in Valfurva, oppure sul Monte Amaro che ho visto passando con la Maiella innevata. Ci vogliono per il Monte Amaro da Campo di Giove, versante dall'altro lato, l'ho fatto anche da Passo Lanciano, dal vostro versante, 7 ore. Bene? Posso chiedere ai miei 2 accompagnatori di intraprendere un cammino di 7 ore così, d'impatto? Mi si fermeranno dopo un'ora. Dopo 2 ore bestemmieranno agli indirizzi del proprio vescovo. Allora, voglio dire che c'è. Per me portarli sul Monte Amaro sarebbe una cosa eccezionale, gliel'ho promesso, spero che qualche giorno riuscirò a realizzare questa impresa. Ma se anziché salire sul Monte Amaro,
possono salire sul dente del gigante, che è una piccola montagnola che fa parte sempre del gruppo della Maiella, che è più accessibile, che forse è opportuno. Questo è il bonum hic et nunc, cioè qual è il bene possibile adesso? Andare sul Monte Amaro e vacci da solo, eccellenza. Oppure fare 10 metri, visto che non si cammina più a piedi, fare 100 metri, fare 2 ore in un percorso di tutta, diciamo, gradualità, mi sembra un discorso logico. Allora torniamo all'esempio, non ho divagato. Il nostro giovane che è arrivato furente del suo credo cristiano in aula di Montecitorio, all'atto in cui si vota una legge per l'aborto, per l'eutanasia, perché prima o poi ci sarà, o per qualsiasi tema che non sia in armonia col suo credo. Cosa dovrà fare da legislatore? Cosa dovrà fare? E la risposta è: ma ieri non era possibile dirlo, oggi forse sì. Deve votare una legge iniqua, ma ogni legge è iniqua, che eviti il peggio. Non so se c'è una logica in quel che sto dicendo. Questo significa principio della gradualità. Voglio dire che tutti dobbiamo avere chiaro dove bisogna arrivare. Cioè, io desidero che mio figlio adolescente torni alle 10 di sera. Provaci. Se ne avete, provaci. Forse è il caso che tu lo faccia tornare a mezzanotte. Perché se torna a mezzanotte è un orario ancora in qualche maniera, ma se tu ti impunti che deve tornare alle 10 o alle 8, come le educande dell'Ottocento, tu ti scontri con con un progetto educativo impossibile, ma anche buono, eh? No? Sarei, come dire, propenso a che i giovani rientrino un po' prima. Ma qual è il bene possibile qui e adesso? Questo significa principio della gradualità. I primi, faccio anche il mia culpa, a non insegnarlo siamo stati noi che vi abbiamo scoraggiato sul piano morale, indicandovi delle mete senza ricordarvi che bisogna arrivarci a tappe, a gradi. Principio della preghiera, cioè l'impegno politico ovviamente ha bisogno di un radicamento spirituale. Avete messo sulla vostra brochure del corso una espressione di Lapira, che è stato un grande, ovviamente, uomo politico, ma è stato indubbiamente un contemplativo. Adesso come mettere insieme questi aspetti, andiamo un po' nella tensione che ciascuno di noi tenta di realizzare nella sua vita, ma è importante. La parte migliore è quella che Maria si è scelta e che anima anche la vita di una persona impegnata in politica. Ho esaurito il tempo. Principio del lievito nella pasta, disparità. Ovviamente nessuno di voi si illuda ad avere un Parlamento bianco e giallo, sono i colori vaticani, nessuno si illuda. Allora, ciascuno deve avere la percezione di essere un pizzico di lievito, ma Gesù insegna che il pizzico di lievito nella massa fa fermentare tutta la massa. Mettiamo il caso che il vostro incontro di formazione politica che ha riguardato non un numero esorbitante di aderenti costituisca questo pugno di lievito, siamo già vincenti. Non ci viene chiesto
ma ancor più andando avanti, non ci sarà chiesto di essere una massa che faccia la marcia su Roma. Principio del servo inutile, umiltà. Sto concludendo. Cioè, dopo che avete fatto tutte queste cose, dice Gesù, dite siamo inutili servi. Cioè, abbiamo fatto il nostro, abbiamo tentato, abbiamo messo in campo le nostre energie, sparato le nostre cartucce, messo su il nostro corso di animazione politica. Adesso tornate a casa tranquilli d'aver fatto quello che era nelle vostre possibilità. Cioè il servo deve fare il servo. Principio del ricominciare. Non è andata bene questa legge, si può ricominciare, si può ritentare, si può dialogare anche con quello dell'opposto estremo, cercare dei collegamenti, cercare delle intese che non siano economiche, ben inteso, delle alleanze. Ovviamente oggi credo che sia improponibile una vita politica che non sia di convergenza su alcuni temi, su alcuni punti. E infine, principio di appartenenza alla Chiesa. E chiudo. Allora, chi è impegnato a vario titolo, perché tutti facciamo politica, tutti. Anche chi dice di non farla, forse ancor più chi dice di non farla, deve avere un luogo dove ricaricarsi, deve avere una parrocchia dove celebrare l'Eucaristia, deve avere una comunità a cui tornare e da cui ripartire. Perché bisogna tornare? Bisogna tornare perché ci scarichiamo. Perché abbiamo bisogno di luoghi di rinascita, di ricreazione, un termine che usavano le suore per la merendina, di ricreazione, ma questo luogo non può essere il luogo legislativo. Il luogo della ricreazione è la comunità cristiana. Poi ciascuno, la messa è finita, andate in pace, Shama e sala consiliare, università, fabbrica, Montecitorio, Palazzo Madama, Quirinale, cioè ciascuno andrà poi da credente singolo, singolo, sottolineo, a portare umilmente, principio precedente, il suo contributo. Sapendo che deve tornare alla madre perché non ha una lunga autonomia. Forse se certe storie dei partiti in Italia, ma parliamo degli anni ruggenti, ecco, si è decomposto, è questo tornare alla comunità, non per dire. Mi dica parroco come devo votare, cose degli anni 40, oppure mi dica adesso vado in Parlamento e mi trovo, che cosa devo fare? No, non te lo dico. Tu vivi qui la tua Eucaristia, vivi tu qui la tua vita spirituale e poi entra nell'agone con questa forza. Ricordati che questa forza dura una settimana. Tra una settimana devi tornare, altrimenti tu ti perdi e sarai una isola che si è sganciata dall'arcipelago e adesso naviga, è trasportata, va alla deriva perché non ha più questo collegamento. Ecco, io chiuderei questa riflessione, un po' bizzarra probabilmente, con qualche stralcio da un documento del primo secolo della vita della Chiesa, tanto per essere moderni, perché tutte le cose belle sono già state dette. Non so se conoscete la lettera a Diogneto, un documento del primo secolo della vita della Chiesa, dove c'è questo rapporto, diciamo, della cristianità e
e della secolarità espressa in una maniera così chiara che il mio dibattere di quest'oretta svanisce e voi dimenticate tutto. Invece ricordatevi quello che dice l'autore della lettera a Diogneto. Ve la leggerei tutta, ma approfitterei della vostra pazienza, quindi leggo solo qualche frase. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano in città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria è straniera, è patria per loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Vedete che attualità? Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Alla fine dice, i cristiani sono nel mondo come l'anima nel corpo. Voi la vedete l'anima? No. Eppure anima il corpo. Alle mie spalle, se mi concedete 30 secondi, c'è una meravigliosa scena. Anche se è espressa ovviamente con l'idea che il Papa ferma i barbari, ma di un grande insegnamento, perché Gregorio Magno non è stato un Papa di piccola statura. Lo vediamo lì mentre ferma le orde barbariche. Lo vedete? Li ferma. Ha fatto veramente così Gregorio Magno? Gregorio Magno, come Leone Magno, è riuscito a inculturare il linguaggio, i costumi dei barbari nella vita cristiana e viceversa. Avete letto I barbari di Baricco? Leggeteli. Non è un autore sacro, ma anche Baricco torna al nostro caso. In quel testo si capisce bene chi sono i barbari oggi. Quella è una scena di un tentativo, ma non realizzato come è adesso nell'affresco, di fermare i barbari. Ma i barbari non si possono fermare. Allora forse è il caso che ci parliamo con i barbari, perché anche i barbari hanno qualcosa da insegnarci. E se i barbari ebbero la meglio sull'impero romano è perché non solo erano più forti, ma forse erano più morigerati. E allora Gregorio ci insegna che col mondo si dialoga, perché noi abbiamo qualcosa da insegnare al mondo, ma anche i barbari hanno qualcosa da insegnarci. Anche questo è impegno politico. Grazie.